Impresa del Noto che batte 2-1 al Palatucci il Regale Savoia che cade dopo 8 vittorie consecutive. I Granata di Betta passano subito in vantaggio grazie a Sani che, servito da Samir Lasheb, porta in vantaggio il Noto e manda in visibilio il pubblico Granata. Scordino si mette in luce negando la gioia del gol a Scarpa, deviando in angolo una gran botta dalla distanza. Il gol del Savoia arriva al 35esimo quando De Liguori beffa l'estremo difensore netino con un tiro ben angolato. Nella ripresa a Campani, decisi a ribaltare il risultato, mandano in campo i big Tiscione e Meloni. Nel Noto invece spazio per Scapellato, che prende il posto di uno stremato Lasheb. Savoia vicino al vantaggio. Del Sorbo, servito da Petrucciolo, colpisce il palo, ma dalla paura per il gol subito alla gioia il passo è breve. Al 93esimo, su uno svarione difensivo degli Oplontini, si getta Allegretti, salvataggio di Maiellaro, ma Scapellato ribadisce in rete, regalando 3 punti d'oro e una giornata di festa al pubblico Granata che ha applaudito a lungo la squadra netina. Nella prossima giornata trasferta in terra campana per l'11 di Betta, atteso dal Pomigliano.